più della metà della puntata, Vale. Come abbiamo fatto il giro di boa. Ti piace questa scaletta? Molto. Qualche brano che sicuramente tocca il tuo cuore. Ma allora, mi ricordo quando, è bello, è un programma che io amo perché devi toccare anche quei brani che non ti rispecchiano. E poi lo vedremo in seguito. Vogliamo lanciare quella sorpresa che abbiamo in serbo per tutti? Prima o poi ci dimeneremo in un genere musicale che non ci riguarda. Prima o poi ci vedrete protagoniste di una puntata di non un'ora, non mezz'ora, non un'ora e mezza, bensì due ore. Questa cosa però non è corretta. Aspetta, faremo una puntata sui neomelodici. Però dobbiamo imparare prima qualche canzoncina. Io non ne conosco nemmeno una. No, io sono sorpresa. Accennami qualche brano di quella che mi ha lanciato per nota vocale, altrimenti prendo il telefono. Dai, dimmela, com'era? No, in verità, secondo me è proprio quella che vogliamo lanciare, che secondo me può essere da richiamo. Però ragazzi, sono stanchissima. Dai, lanciamo questa. Non me ne viene una, giuro. Come, non dirgli mai. Non dirgli mai che siamo stati. No! Non dirmi mai che. Chi è? Che c'è? No. No, vabbè, comunque a breve arriverà questa maxi puntata. Intanto c'è un connubio che a me piace tantissimo, perché loro, praticamente, questo è un estratto dal loro ultimo album del 22 novembre. E un altro regalo per voi: sono parole semplici, un pianoforte e due voci eleganti. Un discorso sul presente e tanta voglia di continuare a coltivare la speranza. È sicuramente la canzone più toccante di questo album. Loro sono meravigliosi, unici. Chi sono? Vogliamo proprio dire, diciamolo, sveliamo. Abbiamo questa emozione, Mina e Fossati con L'infinito di stelle. Per la strada di nuovo la pioggia è passata e una luce si muove per me. C'è ancora speranza in questa terra, civilizzata soprattutto dai poeti. L'ultima volta che ti ho scritto era a settembre, eppure il tempo è andato via. Dove sei tu, è il mondo intero, e per questo io sono qui, e mai nemmeno per un attimo voglio stare lontano da te. Vedi che che risplendi nell'infinito di stelle, qualcosa stanotte brilla anche per me. E tutto ha senso, c'è bellezza, spazio, amore, aria di tenerezza intorno. Forse un sogno di quelli che non si perdono, di quelli a cui la gente crede. Domani un altro giorno viene a prenderci per mano, ma ora non è il momento, adesso. Crederei.
nessun'altra ragione che un sogno, ma sono sicura che basta per noi. Un caffè in due, qualche stella di carta, e nel buio del cielo là fuori è già domani. Ecco perché siamo qui. Ecco perché siamo qui. Che eleganza, d'accordo. Una magia, sì, una magia. Ecco perché siamo qui. Tu l'hai capito perché sei qui? Ma io in realtà in generale tante cose non è che le comprendo, però non è che dobbiamo... Io vi devo fare un applauso singolo, ma vorrei che si estendesse a tutti, per tutti i nostri ascoltatori, per voi, perché la prima puntata di Ubuntu di questo 2020 è stato un vero e proprio... sai quando vai a vedere i fuochi a mare? Così, l'ho pagata, un'esplosione di luce, di sonorità e di brio. Bravi, bravi ragazzi, complimenti a tutti davvero. Scelta musicale fantastica, cioè, poi c'è stato anche il poeta della montagna, sempre c'è la nostra Valentina Taccone, che da moderatrice, da autrice della puntata, e c'è stato il nostro Carmine Santoro, che ci ha deliziato con le sue letture. Siamo quasi alla fine, Valentina. Di già. In che senso? Purtroppo siamo alla fine. L'ha trovato soprattutto. Per le prossime volte vi diamo la possibilità di contattarci su WhatsApp. Quindi se volete mandare dei messaggi, delle faccine, degli sfottò, anche minacciarci, lo potete fare tramite WhatsApp. Abbiamo questo bel monitor. Il numero è 328 88 12 506. Per voi una batteria di pentole in più, uno scooter. Pensavo che fosse un hotline. Addirittura stai battendo troppo il chiodo. Ecco. Vogliamo arrivare al penultimo brano, che è un brano che va ascoltato periodicamente, proprio come terapia, secondo me. Questo è un brano che nasce nel 1965 da Otis Redding e viene ripresa nel 1967 da lei, la regina del soul, Aretha Franklin, diventando appunto uno dei suoi più grandi successi. Nasce come monito di Otis Redding verso la compagna, che appunto diceva di voler essere rispettato e considerato. Invece per Aretha Franklin cambia qualcosa, perché diventa un inno ai movimenti femministi e di abolizione e qualsiasi forma di apartheid a danno della minoranza afroamericana. Quindi è una richiesta di rispetto che viene estesa a tutto il popolo statunitense. Vi facciamo ascoltare una delle canzoni intramontabili, con una voce fantastica, che è quella della regina del soul, Aretha Franklin, con Respect.
Ed era Respect, l'ultimo, il penultimo brano di questa decima puntata di Mi ricordo quando, giusto? Decima puntata, sei venuta tu qui con me nella decima puntata. Seguiteci sulle sei stata quasi costretta, ti ho tirato. Ricordate di seguirci in tutte le iniziative che continueranno per il piccolo Ascanio, almeno per un'altra ventina di giorni. E seguiteci, non perdeteci d'occhio. Io vi lascio, vi do appuntamento a domani sera con la puntata di Quattro Chiacchiere con. Ci saranno due amministratori a confronto, ci sarà il sindaco Binamino Palmieri di Montemarano e il sindaco Vecchia di Cassano e ci faranno compagnia domani sera. Adesso vi lascio alla mia amica Valentina Taccone che vi lancerà un brano che si presta più a lei. Vogliamo dire che questo brano si presta più a te perché sei più giovane, solamente per quello. È il vincitore del pezzone. Questa volta abbiamo scelto un pezzone che potesse riassumere un po' i 365 giorni appena trascorsi. Diciamo che la canzone che ha avuto più nomination è stata Vaffanculo di Marco Masini. Quindi penso che sia stato un anno di bip per tutti. È probabile. Quindi noi diamo sempre speranza all'anno che sta, l'anno che verrà. Probabilmente è anche, diciamo, un auspicio a fare un buon viaggio. Sì, diciamo così. Il tuo auspicio per il 2020 qual è? È sempre la canzone di Marco Masini. Sì, ci manteniamo su quella linea. Bene, vi do appuntamento a domani sera con Quattro Chiacchiere con. Mi ricordo quando, giovedì prossimo, vi lascio a Valentina. Il pezzo che lanciamo è stato sorteggiato. Sì, legalmente. Legalmente. Dobbiamo parlare con le bambine. Legalmente da Antonella Graziano. Sì, che salutiamo. Il pezzo è di Achille Lauro, uno degli ultimi singoli che è stato lanciato, 1990. Ciao! Sì, dice strappare ed incendiami, quest'amore farsi a pezzi, sì, come amarsi fosse possedere te, o fosse avere, fosse ossessione per te, fosse morire come su un cabriolet, dolci se fa stanze di hotel.